Bentornati sul mio canale. Oggi prepareremo i crocchetti liguri. Si chiamano crocchetti, corzetti, dipende dal dialetto delle varie località liguri. È un piatto appunto tradizionale della Liguria, molto, diciamo, molto tradizionale, che però ormai non viene più fatto. Una volta ogni famiglia aveva il proprio stemma, che veniva impresso in questo strumento, appunto, che è composto di due parti di legno, uno serve per tagliare, l'altro per imprimere il marchio. Quindi ogni famiglia, soprattutto quelle nobili, avevano il proprio marchietto impresso in questo strumento di legno. Per l'impasto abbiamo proceduto impastando 300 g di farina, due rossi d'uovo e un po' di vino bianco leggermente tiepido, e sale, un pizzico di sale. Abbiamo fatto la consueta fontana, sgusciato le uova e tenuto solo il tuorlo, con il pizzico di sale e un pochino di vino bianco scaldato. Ecco, il vino bianco mettetelo poco alla volta in modo da non esagerare, perché l'impasto viene, insomma, deve essere consistente perché va tirato con il mattarello. Ecco, quindi questo è l'impasto che abbiamo ottenuto, adesso lo stendiamo di uno spessore di circa 3 mm. Facciamo la solita palla per iniziare a stendere la nostra sfoglia. Appiattiamo con il palmo della mano e tiriamo con il martello molto veloce, perché non dovendo tirarla molto sottile. Questa quantità che ho fatto io è una quantità più piccola per farvi vedere, è la metà di quella della ricetta che vi ho fatto, ma giusto per fare una dimostrazione. Come vanno poi conditi? Con il pesto alla genovese, certamente, anche con un ragù di carne potete scegliere, ecco, perché il piatto tradizionalmente, insomma, con il pesto alla genovese, ma poi potete scegliere come condirlo in base ai vostri gusti. E rispetto alla sfoglia tradizionale, diciamo, c'è il vino bianco che profuma maggiormente, voi scegliete in base ai vostri gusti. Come prima cosa, quindi usiamo lo strumento dalla parte dove taglia e facciamo i cerchi. Tutti i nostri cerchietti come prima parte della lavorazione. Ecco qua, abbiamo fatto tutti i nostri cerchietti e adesso poi naturalmente si procede a farne anche in tutto l'impasto, cercando di sprecare meno pasta possibile, quindi vedete che li sto facendo uno vicino all'altro, così. Dopodiché, uno alla volta, li mettiamo, magari con una leggera spolveratura sopra di semola, in modo che non si attacchino allo strumento, ecco così. Li mettiamo nel nostro strumento e imprimiamo il nostro marchietto. Mi avvicino per farvi vedere. Questo è lo strumento, da questa parte è la parte che abbiamo utilizzato per tagliare, mentre da questa parte c'è il marchio. Premiamo in questo modo, premiamo bene ed ecco che abbiamo impresso il nostro marchio. Quando lo togliamo, il marchio si è impresso sia da un lato che dall'altro. Mettiamo sul seccapasta e procediamo così fino alla fine dell'impasto. Ecco il nostro risultato finale.
grazie e alla prossima.